Sale l'Asiago, McParland tiene il pack, prova il tiro scodeviato da Valle d'Arin. Era una bella conclusione quella di McParland. Asiago continua ad attaccare con Rosa sulla destra. Il tiro di Rosa! Arriva la deviazione di Magna Bosco. E Asiago subito in vantaggio dopo 1 minuto e 22 secondi. Si sblocca il risultato. Asiago passa a condurre con Magna Bosco. Arriva invece Michele Marchetti, che gioca poi in zona neutra. Dove c'è Chad Pietroniro che entra in zona offensiva. Altro tiro, arriva il gol questa volta di Giftopoulos. Ci può arrivare Michele Marchetti che spinge il contropiede, ancora Marchetti che si gira, cerca un compagno, trova Fry, riesce a parare Valle d'Arin, ma su rebound c'è Daniel Mantenuto che sigla il 2-1 a 7 minuti e 49 dal termine del primo tempo. Lo recupera Cordiano che poi rischia molto, disco regalato di Asiago, e arriva il gol di McParland che soffia il pack ad Alverà che aveva ricevuto un disco, un passaggio suicida da parte di Cordiano. Poi Michele Marchetti che riesce a servire Fry. Fry in avanti, nuovo per Michele Marchetti che ha spazio. Ma la conclusione! Tiro fulminante di Michele Marchetti che sigla il 4-1 a 14 minuti e 24 al termine del secondo tempo. Luca Zanatta sulle blu per Cazzola. Mette il disco in mezzo e arriva il gol di Giftopoulos che accorcia a 10 secondi dal rientro di Rosa. Ora rimarrà 1 minuto e 19 di semplice inferiorità numerica per l'amico Asiago con Michele Marchetti. Prova il tiro Gellert, disco sporcato che passa sulla linea di porta dando l'illusione del gol. E in zona offensiva a Cazzola, serve Cota ma che va il tiro al volo, la parata di Vallini che si sposta bene tra i pali e riesce a coprire lo specchio della porta, non ci riesce però in questo momento sul tiro di Cazzola che riceve da Cota dall'angolo, da posizione centrale, riesce a battere Vallini. Alla fine il disco riesce a tenerlo il Cortina sulle blu con Fil Pietroniro che prova la conclusione, disco sporcato, riesce a parare Vallini ma non riesce a bloccare, arriva allora il gol del pareggio del Cortina. 4-4, 1 minuto e 16 dal termine del secondo tempo. Disco riconquistato da Fil Pietroniro. Nuovamente Cortina che entra in zona offensiva. Disco per Barnabò che prova il tiro, arriva il gol. Intervento sbagliato da Vallini che non riesce a deviare il pack. Disco che finisce alle sue spalle. 5-4 per il Cortina, gol di Barnabò. Che va poi da Ginetti, Ginetti per Mantenuto sulla destra, Mantenuto tiene il pack, gioca sulle blu, Miglioranzi prova il tiro, la deviazione, disco libero, prova ad approfittarne, Vancus non ci riesce, che appoggia sulla sinistra, Giftopoulos, poi Barnabò, dialoga va bene, i giocatori del Cortina, arriva il gol del Cortina con Luca Zanatta, la parata di Vallini che ha lasciato il rebound davanti alla gabbia e Luca Zanatta è riuscito a ribadire in rete il gol del 6-4, poi prova a servire l'arca, non ci riesce, gli porta via il disco McParland che prova a spingere il contropiede, McParland in velocità, ancora McParland, parata di Valle d'Arin, poi frana addosso a Valle d'Arin, l'attaccante numero 10 dell'Asiago, e si scusa con il portiere ospite, gioco fermo, si è spostata anche la gabbia difesa da Valle d'Arin, ci arriva Stevan che deve lottare contro Michael Zanatta per il possesso del pack, riesce a servire Tessari, poi di nuovo Stevan, dietro la porta, serve Vancus che va il tiro, disco bloccato davanti alla porta, ancora Vancus, arriva il gol della Migros Asiago a 1 minuto e 32 dal termine del terzo tempo, disco lì indietro, Miglioranzi, trova Mantenuto che ha un corridoio per andare da solo contro Valle d'Arin, ma colpisce l'incrocio, incredibile incrocio colpito da Mantenuto. Alex Fry, grande primo tempo, 4-1, poi cosa è successo? Abbiamo mollato un po', difensivamente non abbiamo più, cioè abbiamo giocato troppo debole lì, non siamo più andati nel 1-1, abbiamo perso ogni battaglia e poi ovviamente hanno avuto anche magari un due gol, un po' di fortuna e niente, alla fine abbiamo mollato troppo presto e cioè la prima volta che capita e dobbiamo lavorare su questo, sì. Alla fine abbiamo visto un grande recupero, siamo sotto solo di un gol e la partita non è persa perché è solo un'andata, giusto? Quindi ci siamo. Ovviamente bisogna vincere la prossima partita e un gol è niente. E andiamo lì con tutte le forze che abbiamo.